Ci manca un po' quella spensieratezza, però i nomi sono sempre quelli. Eh? Amato e Casini erano in testa in quell'anno, nel 2015. Sono sempre gli stessi nomi anche qui. E sono sempre della Prima Repubblica anche qui. È certo. Boh, chissà. Poi se ogni diciamo tanto anche... ci inventiamo una donna da buttare lì, tanto per... No? Giusto per fare par condicio, sì. Ma tanto in Europa, con tutte queste nomine femminili, credo che riusciamo a pareggiare la bilancia, o meglio, forse la politica crede di pareggiarla semplicemente in questa maniera. Detto questo, è ovvio che gli italiani vorrebbero, come dire, stanno a guardare, perché vorrebbero, il loro desiderio è quello di poter eleggere il Presidente della Repubblica in maniera diretta, ovviamente. Negli ultimi 25 anni di storia, come prima ha detto bene l'onorevole Lupi, il cittadino è stato messo al centro delle elezioni. E dall'altro lato però la politica ha iniziato a parlare in una maniera individuale, e quindi spesso anche i rappresentanti di più partiti dicono "io penso", "secondo me", e non l'idea del, come Pasquino prima diceva, la Democrazia Cristiana metteva sul piatto differenti posizioni, lo diceva anche Lupi. Allora invece adesso i politici parlano per se stessi, quindi anche la ricerca di un confronto col singolo, è quello che sta facendo Berlusconi, è data dal fatto che ogni politico pensa per se stesso prima che per il proprio partito. E da qui c'è anche un inizio di crisi del rapporto tra la politica e il cittadino, perché il cittadino, cercando punti di riferimento, trova persone e non trova, cioè, non trova più una corrente, un'idea. E quindi questo diventa ancora più complicato, far coincidere le proprie scelte con quelle che il cittadino, diciamo, può trovare un, cioè, dove il cittadino può trovare un, certo, confronto. Professor Pasquino, è la leadermania, no?